Matteo Restivo, oro e a titolo assoluto nei 200 d'orso, obiettivo raggiunto per oggi. Sì, sì, dai, diciamo che il crono non è dei migliori, però comunque arrivare qui e dire la mia va bene. Comunque i ragazzi con cui mi sono dato battaglia, soprattutto Mora, è cresciuto molto nella stagione scorsa e anche in questa con le gare di vasca corta, quindi ammetto che comunque sentivo un po' il fuoco al posteriore e, però insomma essere qui, lottare con lui e avere la meglio sicuramente è piacevole. Sono questo 2022 ricco di eventi, l'obiettivo principale è l'Europeo a Roma? Sì, sicuramente sì, diciamo che gareggiare in casa in una manifestazione che comunque è nelle mie corde come gli europei, dove se mi presento alla miglior condizione posso dire la mia, sicuramente è uno dei miei sogni. Io comunque ho fatto il mio secondo campionato italiano a Roma nel 2009 e nella piscina agghindata per i mondiali, e ricordo di aver proprio pensato quanto vorrei un domani poter gareggiare in Italia in una piscina del genere con magari nonne, zie, cugini tutti a vedermi, e comunque col pubblico che tifa per me, non per altri solo perché sono italiano. Diciamo che questo obiettivo è vicino, speriamo di rifarcela, io lavorerò per quello e vedremo come andrà. Ultima cosa, Olimpiadi, europei, manifestazioni internazionali, laurea in medicina, svelaci il tuo segreto, dai. Ma non dormo. No, scherzo, dai, comunque ho avuto la fortuna di aver trovato due cose che mi piacciono e che fortunatamente mi riescono bene, quindi non ci sono segreti, è solo avere veramente la fortuna o comunque la perseveranza di cercare le cose in cui si riesce e magari che ti piacciono anche, e poi i risultati arrivano. Grazie mille, complimenti ancora. Grazie, ciao.